Siamo qui con Andrea Prete, presidente di Unioncamere, al termine dell'assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio. Presidente, è stata una mattinata molto interessante per i temi toccati di economia collegati sia alla situazione attuale che al conflitto in Ucraina. Certamente abbiamo fatto un po' il punto sulla situazione attuale. È indiscutibile che quanto sta accadendo nel mondo e soprattutto in Ucraina coinvolge tutti, ma non solo sotto l'aspetto umanitario, anche sotto l'aspetto economico che ci interessa più da vicino. Abbiamo un'impennata delle materie prime, i costi dell'energia sono alle stelle, è chiaro che questo si riflette sulle attività delle imprese. Abbiamo in qualche maniera posto una serie di problemi al Ministro che ci ha presenziato alla nostra Assemblea, al Ministro Giorgetti, che ringraziamo per essere intervenuto, e abbiamo avuto un importante confronto tra due personalità come Giulio Tremonti e Paolo Mieli sui temi all'ordine del giorno e anche sulla visione prossima, futura che ci può essere come dopo questa crisi bellica. Quindi credo che i temi che abbiamo avuto sono stati ben analizzati. Come sistema camerale siamo pronti a fare la nostra parte sempre a fianco delle imprese. Al Ministro abbiamo posto alcuni temi sulle quali le Camere possono impegnarsi per agevolare la vita delle imprese, alcuni come la semplificazione, l'internazionalizzazione, la digitalizzazione, la transizione verde. Ecco, sono tutti temi che abbiamo condiviso, il Ministro ha condiviso queste nostre possibilità di impegno e credo che faremo sicuramente un lavoro fruttuoso per il prosieguo, ma perché l'obiettivo nostro è far vivere meglio le imprese, stare vicino alle imprese, darle la possibilità di crescere e soprattutto rendergli la vita più facile. Quindi l'appuntamento col PNRR che noi tanto aspettavamo è arrivato in un momento di congiuntura tra... Beh, certo, il PNRR è chiaro che quando è nato uno non si aspettava intanto quello che era il problema dell'innalzamento dei costi dell'energia, che è stato importantissimo, che si è ulteriormente acuito dopo con la crisi bellica. È chiaro che qualcosa probabilmente va rivisto, però è importante perché sono risorse che possono cambiare davvero l'economia di questo paese, se ben utilizzate, ben spese e soprattutto spese in tempi brevi, che è la cosa principale. Quindi i processi di semplificazione sono quelli che vanno sicuramente più supportati. Le imprese sono già pronte? Non tutte, noi riscontriamo solo un 30% delle imprese che si sono già attivate su progetti che riguardano il PNRR o che pensano di farlo a breve. Bisogna appunto in questo dare un ruolo maggiore alle Camere, che possono affiancare le imprese e portarle, mi passi il termine, per mano su questa strada che non può che essere una strada di sviluppo per il sistema economico del Paese. La ringrazio. Grazie. Allora.